Senza sconfinare in dannosi eccessi nelle valutazioni, la partita di Cremona lascia al Pescara buone sensazioni. Aver riacciuffato il pareggio in zona Cesarini è un bel pieno di autostima per il Delfino, che allo Zine ha dimostrato di possedere una delle doti principali trasmesse da Pillon sin dal suo insediamento ad aprile: la voglia di lottare e di non mollare, qualità che sembravano smarrite nel corso del girone di ritorno dell'ultimo campionato. Con Pillon questa squadra ha cuore, quel cuore che ha assunto le sembianze di Antonio Balzano, inesauribile stantuffo per tutta la gara sul binario sinistro, e che ha avuto le sembianze di Andrew Gravion, prestazione solidissima e impreziosita dal salvataggio su Brighenti sull'1-0. Vabbè, migliore in campo, no, abbiamo fatto più o meno tutta una buona partita, siamo stati sul pezzo fino alla fine, quando si dice di non mollare mai. Oggi siamo stati veramente bravi a non mollare fino al 90esimo e infatti abbiamo fatto gol. Certo, questo per me è un campionato veramente importantissimo, devo essere proprio al massimo per la squadra, a disposizione del mister, e poi spero di fare una gran stagione. Io non mi aspetto mai di giocare nella settimana, lavoro sempre per dare soddisfazione al mister, essere a disposizione, e poi tocca lì a darmi la possibilità o no, comunque mi faccio trovare sempre pronto. Certo, il cuore e la voglia di lottare sono condizioni imprescindibili per raggiungere grandi traguardi, ma non bastano, perché il tecnico di Preganziol, ora che ha lavorato sin dalla preparazione estiva con i suoi calciatori, si aspetta altro: una migliore qualità del gioco, ad esempio, e un approccio alla gara meno timido rispetto a quanto visto a Cremona, aspetti su cui continuare a lavorare. Il centrocampo può esprimere più qualità e in avanti sono mancate le giocate sugli esterni di Marras e Antonucci per innescare Cocco, che quando ha avuto un pallone giocabile ha costretto Radunovic ad un grande intervento. Molto bene chi è entrato dalla panchina, Monachello è l'autore del pari, Mancuso. Da oggi il Delfino riprende il lavoro in vista del match col Livorno di domenica alle 18 all'Adriatico Cornacchia. I labronici, che hanno riposato nella prima giornata, hanno perfezionato l'arrivo del centravanti ex Vicenza e Provercelli Filip Rajcevic. Sarà la partita del cuore per Alessandro Bruno, ex del Pescara, ma soprattutto genero del presidente Daniele Sebastiani. Una vera e propria partita del cuore per il centrocampista del Livorno. In casa biancazzurra invece si è consumato l'addio con l'attaccante Marco Sansovini, che ha rescisso con il Pescara. Quello che era iniziato era l'ultimo anno di contratto. Sansovini giocherà nel Modena, che disputerà il campionato di Serie D, e con la guida di Luigi Apolloni tenterà una pronta risalita tra i pro, magari anche grazie ai gol del sindaco.